Io sono nato in Algeria, in un bellissimo periodo che era quello postcoloniale, pieno di speranze, di ambizioni anche di costruire un paese moderno, democratico. Purtroppo il sogno si è infranto e c'è un po', diciamo, costretti un po' a una pseudo guerra civile, con la difficoltà costretto migliaia, centinaia di migliaia di persone a trasferirsi, andarsene, cercare qualcosa. Tra quelle persone ci sono io. Non tutta l'immigrazione o non tutti i rifugiati si trasferiscono e che perché sono solo costretti per la fame o costretti perché il governo o perché la guerra, ma perché anche hanno dei sogni, hanno dell'immaginario, nel senso di immaginare che qua c'è del rispetto. Infatti nel documentario vedo un certo punto dove si chiedono: ma come mai se ci trattano così, che ci fanno questo? Siamo in un paese europeo. Noi veniamo pensando che l'Europa ci fossero dei diritti, ci fosse rispetto soprattutto per la figura, per l'essere umano. Uno dei protagonisti, uno dei ragazzi che dice in Europa, in Italia, il cane ha una casa. Noi non ce l'abbiamo. La difficoltà per un immigrato, uno straniero, è la lingua. Io sono arrivato in un momento in Italia dove lo straniero era comunque l'ospite, era comunque, lo è sempre, ma adesso è come dire l'ospite non gradito, ma l'ospite non solo non gradito, l'ospite che ci fa paura, l'ospite che è un pericolo, senza pensare che fino a poco tempo fa gli italiani stessi hanno subito questo pregiudizio, questo giudizio. In effetti l'Italia spesso soffre di amnesia, una memoria che si sta accorciando mano a mano, poco alla volta. È grave. La mia identità è bella, radicata, algerina con dei contorni italiani. E quei contorni mi piacciono un sacco, ma anche del fatto che uso anche nel mio linguaggio spesso, sia con degli amici o di ciao aleikum. Purtroppo adesso l'Algeria si trova a essere anche leggermente un paese di immigrazione, perché spesso ci sono molti subsahariani che usano l'Algeria e il Nord Africa in generale come una tappa di passaggio, cioè proprio una tappa per arrivare in Europa. Spesso quando torno in Algeria vedo dei subsahariani che girano sia nella mia città sia nelle altre grandi città, e noto spesso questo sguardo dell'autoctono verso lo straniero, verso il diverso, una guerra veramente tra poveri.